La coerenza, quando manca, rivela la fuffa. Seconda puntata. Intanto vi devo ringraziare per i feedback della prima, naturalmente per motivi di privacy e non perché ritenga di mettere in imbarazzo questo psicologo, che ha indubbiamente molteplici competenze dettate dalle due lauree e quattro certificazioni, non farò il suo nome. Beh, innanzitutto una riflessione. Io ho letto di uomini con la terza elementare che hanno aperto aziende ed hanno dato da mangiare a migliaia di famiglie. E così ho letto di... E ho vissuto anche in 53 anni, ho visto grandi professori e dottori con tre lauree che hanno fatto chiudere aziende affamando milioni di persone. Quindi la risposta del suddetto psicologo alla mia, che vi assicuro era rispettosa, pacifica e di sano intelligente confronto, è stata questa. Buonasera Gianvito. Sinceramente, quando ho aperto la sua mail, mi è preso un coccolone. Avrà tantissime virtù, ma certamente il dono della sintesi non è tra queste. Attenzione, ecco che arriva il giudizio con il dito puntato. Lo vedete il dito puntato, no? Una delle specifiche competenze di chiunque faccia un lavoro di sostegno e cambiamento al prossimo è l'estraneità al giudizio. Ma andiamo avanti. Mi scuso, continuo. Pensavo a qualcosa di più veloce. Mentre leggo mi domando, ma stiamo parlando di fritto e calamari? Cioè, non capisco, scusi, cioè, stiamo parlando di cose importanti. Purtroppo, continua, leggere tutta la sua mail e articolare una risposta dettagliata richiede del tempo, che non ho almeno per ora, 150 secondi del suo tempo. La mia agenda è blindata da urgenze e lavori importanti, fine settimana compresi. Intanto la saluto cordialmente. Le rispondo allora, e qui non parla più il coach, ma parla Gianvito, l'essere umano che protegge la sua aiola e si prende cura di sé. Se qualcuno entra nella tua aiola calpestandola, io la invito gentilmente ad uscire. Le dico, non avere tempo vuol dire non avere interesse. Sono 150 secondi di lettura, non avere il tempo di 150 secondi di lettura è solo una scusa. Perché quando si toccano nervi scoperti, le persone si rivelano per quello che sono. Io non avevo dubbi. Perché il tempo per fare un video, per criticare me e la categoria di tutti i coach, soprattutto quelli dell'International Coaching Federation di cui faccio parte, quel tempo l'ho trovato. E lei? Attenzione follower, perché questa è una vera e sana lezione di neurolinguistica. Mi ero riproposta di leggere la sua mail domenica prossima, dopo la mia relazione ad un convegno, e allora rifletto. Anziché offendermi in prima battuta, da buon psicologo, non potevi scrivere questo. Ci lasciavamo in pace e rimanevo in attesa. Stop. Ho cambiato idea e, prendendo atto del suo atteggiamento estremamente maleducato e offensivo, non le rispondo proprio. Che? Non voglio perdere neanche un secondo del mio tempo per avere a che fare con persone come lei, al tuo giudizio. Mi piace confrontarmi in modo rispettoso, educato e costruttivo, ma con lei sembra impossibile. Veramente no. Comunque, va bene. Ma penso. Si è visto. Penso. Tu rispetti il prossimo offendente. E poi ancora. Se le ho soltanto sulle scatole. Mai detto. Cioè, proprio mai detto. Ho cercato proprio il confronto. Perché non si volta dall'altra parte e mi lascia perdere? Lei ha attacchi paranoici con manie persecutorie. Si faccia curare, mi creda che le farebbe tanto bene. Allora, la ringrazio, ma ho fatto i miei sani percorsi di crescita e cambiamento in tanti anni e vabbè, quando non sai confrontarti questi sono gli unici argomenti. E poi conclude, e lei fa il coach? Poveracci quelli che la seguono. Altro giudizio, non tanto su di me ma su di voi. Oh, perché mi seguite? Siete pazzi pure voi. E povero il coaching si annovera persone disturbate come lei. Cioè, fatemi capire, se io educatamente cerco un confronto costruttivo tra professionisti, sono un disturbato paranoico. Vabbè, siamo 65 milioni di persone in questo paese, di gente strana ne ho incontrata tanta e non mi meraviglio più, però tutti voi fate attenzione. Ci sono persone, e non mi riferisco al caro psicologo, che dietro a quel parlare sui social a sostegno del loro lavoro si mettono sul podio e non accettano il confronto. Hanno un solo obiettivo. Io so io e voi non siete il cazzo. Ma non ve lo diranno mai direttamente. È nella loro indole profonda di storie non risolte e grande senso di insicurezza. Ora, le persone che tanto vendono benessere per il prossimo, non tutte, sovente hanno due soli interessi, mettere sul podio il loro ego e guadagnare sui vostri dolori. Tenete gli occhi aperti.
fate le vostre scelte in maniera sana. Ci sono veri professionisti in grado di darvi veramente contenuti sani e intelligenti. Io vi faccio tre nomi di tre persone che amo seguire. Una, la grandissima Beatrice Alonzi, donna di gran carattere e reali competenze. Lei non è psicologa, ma con le sue competenze in scienze umanistiche per le comunicazioni sotto la cattedra di lettere e filosofia ad indirizzo spettacolo, ogni suo posto va all'ascolto. Poi Agnese Scappini, donna con umanità divina, laureata in psicologia e filosofia, un mix potente di sintesi ad alto impatto emotivo in ogni suo posto. E poi per ultimo Sinatti, che è uno psicologo toscano che amo per il dono della sintesi, che io purtroppo non ho, e per il suo modo di fare psicologia in maniera estremamente poetica. Ecco, io seguo con entusiasmo questi tre e alcuni altri. Io ho fatto la mia selezione. Cercate di capire prima di decidere, fermatevi, pensate, agite. Se avete bisogno di un confronto, domandate. Le loro risposte vi diranno chi sono. Se cercano subito di prendervi soldi con una sessione, mollate gli ormeggi. Da Gianvito, il vostro artigiano di emozioni, con orgoglio, live e team coach, è tutto. Vi saluto e vi auguro una ottima settimana rigenerata.